apertura con il destro, bellissima, direzione Nanni, punta l'avversario, punta Ganzerli, Nanni! Che gol! Ancora lui, ancora Leonardo Nanni, secondo centro stagionale. Calcio d'angolo, zona secondo palo con il tocco vincente da parte di Luca Teti. 2-0, pum pum, del Pomezia in questo avvio di match. Ne parleremo nel corso dei 90 minuti. Massella, aggancio perfetto. Massella apre il piattone. Pomezia fenomenale. Arriva la firma anche del suo bomber. Fischia Cortese. Ladu con il sinistro, palo, gol. Perfetta l'esecuzione di Pietro Ladu, è rimasto immobile Marcucci. Morbido con il sinistro, arriva il gol del 3-2 che rimette in carreggiata, e come, la costa orientale sarda. Fischia l'arbitro. Va Ladu con il sinistro, ancora lui, ancora il numero 10. Doppietta. E rimonta completata per la costa orientale sarda, da 3-0 a 3-3. Siamo nel secondo minuto di recupero dei 6 segnalati. De Montis, apertura morbida con questo pallone messo in mezzo. E arriva il gol del 4-3 del sorpasso di Nurchi, da 3-0 a 3-4. In avanti, ma ancora Paganese in possesso palla, qui ruba bene il pallone, manca, si invola verso l'area avversaria, Luca manca, attende l'inserimento di Donatiotto, poi si mette in proprio, la mette al centro, c'è il colpo di testa, il palo e la rete di Bonacquisti, ma attenzione perché arriva la segnalazione del guardaline. Lica va sulla bandierina del calcio d'angolo, si gira bene, serve Loi, c'è spazio per Bonacquisti, tiro di Bonacquisti, la respinta di Giuliano, ma il pallone è ancora buono per Sartor che la mette in rete, ma è arrivata un'altra segnalazione del guardalinea a punire. Da Cusumano ad Agostino che manda sulla fascia Cusumano, a spazio Cusumano, corre più del pallone, poi la mette di nuovo sulla sinistra per D'Agostino, che cerca lo spazio per un cross che arriva dalle parti di De Felice e la palla in rete. La posizione di De Felice è regolare e la Paganese passa in vantaggio al minuto 11. Porta palla Marinari, serve Di Corato. Di Corato mette in movimento Sartor, spalla alla porta, serve Bonacquisti, da questi a Rutigliano, la posizione è regolare. Rutigliano e la palla in rete. Ma c'è la segnalazione di fuorigioco. Sparacello riesce a controllarla in mezzo a tante maglie, ma poi la regala ad Angelilli che si propone al limite. Va col mancino Angelilli, ma regala a sua volta il pallone, controllato poi da Talone che imbastisce un nuovo tema. Vasco sul mancino, tira! Lorenzo Vasco! Lorenzo Vasco! Un capolavoro con il mancino, che gol che si è inventato dal limite! Sblocca la partita con una magia e al minuto numero 5 Vasco illumina il cielo grigio di Artella con una perla mancina, palla sotto il 7 e Vista Artella in vantaggio. Pollino, finta, Pollino, altro cross per Nick Ferrari, Nicola Ferrari, ancora lui, lo dicevamo, ha visto il pallone raramente, ma quando c'è l'occasione non la spreca, ancora Nicola Ferrari, non ho gol in campionato. Pallone per Pagnino, per Ferrari, ancora lui, Nicola Ferrari, e non si ferma più, inarrestabile il bomber rosso-blu. Sponda di Ferrari, il pallone arriva a Turchetta. Turchetta che si è spostato a sinistra, in mezzo per Vacca, c'è il gol! C'è il gol anche di Raffaele Vacca! Casertana 3, Ilva Mazzalena 0, Raffaele Vacca! È tornato il gol anche Vacca